Buonasera a tutti, benvenuti nel Museo del Brigantaggio. Vi ringraziamo per aver partecipato così numerosi a questa importante iniziativa. Io vi porto il saluto del presidente Cristian Strazza della Bruco, che purtroppo non può esserci questa sera per altri impegni sopravvenuti. In più è stata registrata anche l'assenza del sovrintendente Canestrini, che è impegnato in altre attività lavorative in aggiornata, l'architetto Schirò. Quindi procediamo, insomma, effettuando una leggera modifica alla scaletta per quel che ci diremo questa sera. Avrei dovuto fare soltanto un'introduzione, vi faccio un piccolo excursus su questo che è il Museo del Brigantaggio. Io sono il giorno in cui l'architetto Schirò ha prospettato l'opportunità di poter ospitare questa mostra all'interno di questo importante contenitore rionerese. Noi come Proluco abbiamo accettato con molto entusiasmo questa opportunità, che è a tutti gli effetti una grandissima opportunità, visto il valore intrinseco della mostra, anzi anche estrinseco, visto il valore materiale che esso ha e che non dico. Meglio non dire. È importantissimo questo perché la valorizzazione dei luoghi passa anche attraverso la promozione di queste che sono mostre di rilevanza, oserei dire anche a livello internazionale, considerando l'importanza di colui i cui scatti portiamo oggi qui in mostra. È importante questo perché questi piccoli centri culturali, purtroppo, mi duole dirlo, soffrono, perché essendo di proprietà comunale, in questo caso nel Museo del Brigantaggio, purtroppo per autosostenersi ha delle piccole difficoltà, non è stato inserito in alcuni circuiti né regionali né tantomeno nazionali. Però diciamo che nel nostro piccolo, sia come Proluco, credo mi posso permettere di dire anche come amministrazione comunale, sia da parte nostra che da parte loro c'è l'impegno a poter tenere viva la memoria storica, nel caso del Museo del Brigantaggio, e l'attività culturale all'interno del nostro paese. Io spero vivamente che questa dell'architetto Schirò in particolare sia solo un inizio che questa amministrazione vorrà dare in una serie di iniziative che potrà promuovere all'interno di questa struttura. Noi come Proluco siamo sempre molto disponibili, lo facciamo ormai praticamente da circa 2 anni l'apertura nei fine settimana, ultimamente un po' più negli ultimi mesi un po' più a rilento a causa di impegni, in più poi un aggiornamento di cui questo museo ha bisogno. Però nonostante ciò stringiamo i denti e cerchiamo di portare avanti questa attività. Non voglio rubarvi altri minuti, passerei subito la parola al sindaco per un'introduzione. Su un saluto ai presenti. Allora, buonasera a tutti, ovviamente saluto e ringrazio tutti i presenti, ringrazio Andrea come rappresentante della Proluco, Giovanni Marino come fotografo, ringrazio doppiamente il presidente Modica. Ringraziamento doppio perché? Uno perché per la sua presenza dà maggiore importanza questa sera a questa inaugurazione, e in secondo luogo per aver concesso al nostro comune, per averci dato la disponibilità di utilizzare queste foto che sono state donate da Roncalella appunto alla Regione Basilicata circa 10 anni fa, quando venne qui per la prima volta. Roncalella è considerato il paparazzo più famoso in America. Venne qua per la prima volta perché ha origini, è un italo-americano, il padre, come diceva il presidente, è di Muro Lucano, e questo fatto ci fa venire in mente anche l'emigrazione, quindi ci collega anche al perché l'amministrazione, potendo scegliere tra il Palazzo Fortunato e il Museo del Brigantaggio, ha scelto questa sede per questa mostra. Un po' in continuità, diciamo, con il fenomeno del brigantaggio che va
dal 1860 in poi, il fenomeno postunitario, con l'emigrazione che inizia più o meno in quegli anni, anche se questa di padre di Don Galella è probabilmente, presumibilmente, dopo la fine della prima guerra mondiale. Dicevo, Don Galella è considerato uno dei è considerato il paparazzo più famoso in America. Oggi ha 85 anni, vive nella sua casa, in una casa che ha arredato principalmente con quadri. Lui ha una disponibilità di circa 3 milioni di foto che gli hanno consentito di fare molte pubblicazioni, tra queste ci sta appunto Viva l'Italia, che lui fece quando venne in Italia, che è un omaggio che lui ha fatto appunto all'Italia. È stato considerato importante da tutti, al punto che gli hanno fatto anche hanno fatto su di lui anche un film documentario, dal titolo Smash his camera, sì, distruggi questa camera, che è la famosa frase che Jacqueline Kennedy Onassis disse ai suoi, alle sue guardie del corpo quando Don Galella la pedinava per fare le foto. Oltre ad essere un grandissimo fotografo, è stato anche una persona considerata molto determinata ed anche ironica, cioè nel senso che ha saputo sfruttare le occasioni anche per rendersi famoso. Lui ha avuto una causa appunto con Jack Kennedy che lo citò in tribunale, e Don Galella fu condannato a rimanere, mi pare, a circa 15 metri dalla signora, e lui seppe sfruttare questa occasione. Infatti c'è una sua famosa foto in cui lui con un grosso metro misura la distanza, foto che è stata appunto pubblicizzata. L'altra foto che è molto oltre alle foto che vedete qui, queste ovviamente sono le sue, l'altra foto che lui ha saputo utilizzare, che lo ha reso famoso, è quella con Marlon Brando. Una foto in cui lui con Marlon Brando ebbe un'altra causa, in questo caso la intentò lui, la intentò perché gli ruppe 4 o 5 denti, e fece una causa, vinse questa causa, ottenne un risarcimento di 40.000 euro e oltre al risarcimento... seppe sfruttare questa occasione. Infatti c'è una foto in cui lui viene ritratto con un casco di baseball vicino a appunto a Marlon Brando. Come comunità rionerese siamo particolarmente contenti di questa mostra, e dobbiamo ringraziare sia l'amministrazione, in particolare l'assessorato alla cultura, che si è occupato di questo, però soprattutto l'architetto Schirò, perché è stato lui che materialmente si è diciamo, oltre ad essersi interessato dell'organizzazione, è stato anche quello che materialmente, fisicamente, io sono testimone, fisicamente ha portato il materiale da Potenza qui, fisicamente ed è veramente grazie a lui che questa mostra c'è, grazie a lui possiamo osservare queste meravigliose foto. Io concludo ringraziandovi nuovamente per la presenza, sperando di poter un'altra cosa la volevo dire, volevo approfittare della presenza del Presidente del Consiglio, perché noi siamo qui, avrei veramente voluto approfittare anche della presenza della Sovrintendenza, siamo qui questa sera, siamo in questa splendida cornice, però questa è una cornice, Presidente, che ha bisogno anche di interventi di manutenzione. Io ho già colto il segnale. Però a me a scuola mi ha imparato che è meglio ripetere, e quindi io concludo con questo, solamente con questo invito, Presidente, a ricordarti anche di noi e in particolare di questa struttura. Presidente, ha preso la punta. Ringraziamo il sindaco di Turo, passerei subito la parola al fotografo Giovanni Marino.
So che il sindaco ti ha anticipato già qualche piccola informazione che avresti dovuto dire, no? No, beh, sì, sì, sì. Ha anticipato qualcosa, però diciamo. Qualcosa sì, però insomma. Io ho trovato la bibliografia, non la parte tecnica. La parte tecnica. Parola quindi a Giovanni. Buonasera a tutti, grazie soprattutto dalla presenza. È veramente un piacere, un onore per me parlare di Ron Novello, perché da fotografo, insomma, è anche un punto di riferimento per tante cose. Fa parte della storia della fotografia a livello mondiale. Molti hanno attinto alla sua opera proprio come scuola. Come diceva il sindaco, lui è originario comunque di padre di Molucano, era un bravo ebanista e lavorò soprattutto in America proprio nel tempo nel periodo della depressione e della crisi americana, quindi è stato anche molto difficile per la famiglia andare avanti. Il padre era uno che lavorava tutta la giornata, quindi non aveva assolutamente tempo per i figli, e di questo Ron ne soffriva. Infatti non aveva un buon rapporto con il padre, ma soprattutto per il fatto che il padre parlava soprattutto italiano, voleva parlare italiano e parlava anche solamente italiano. La madre invece, che era figlia di immigranti di Benevento, già parlava già l'inglese essendo nata già in America, quindi aveva più dimestichezza con la madre, anche perché la madre era anche appassionatissima di cinema. Infatti il suo nome Ron deriva, l'ho prese proprio da Ron Coleman, un famoso attore britannico, e quindi mi diede proprio il nome di un attore, quindi non poteva essere altrimenti che lui prendesse una certa via. Come arrivò alla fotografia? Ah, oltretutto il padre, l'unico regalo che gli fece era da picco una bicicletta, l'unico. Meno male che c'erano gli attrezzi del padre a casa, quindi lui con il fratello si misero anche a costruirsi da soli i giocattoli. Quindi veramente è nato in un periodo di crisi, in una famiglia come tanti emigranti italiani, povera, che comunque è andata avanti. Il padre ha pagato il mutuo di una villetta trifamiliare, quindi è riuscito con il suo lavoro a pagare il mutuo, quindi è uno di quelli che è un esempio di chi ce l'ha fatta in America. Così. Quindi come arrivò la fotografia? Diciamo che arrivò quasi per caso. Partì già dal fatto che comunque lui aveva un grandissimo amore per l'arte italiana. Infatti i suoi eroi erano Michelangelo e Leonardo da Vinci. Quindi già aveva un background di arte, studiò arte. E arrivò quel periodo della guerra in Corea. Lui furbamente, per non essere arruolato e quindi per evitare di essere mandato chissà dove, si arruolò volontariamente nell'aeronautica. Questo per 4 anni, anche con la speranza di trovare un'occupazione, di imparare soprattutto magari un mestiere qualcosa. Che cosa fece? Si iscrisse alla scuola di fotografia dell'aeronautica e fu proprio questo, proprio l'incipit della sua professione futura. Gli piacque tantissimo e sfruttò soprattutto l'occasione dei viaggi proprio dell'aeronautica per girare mezzo Europa e soprattutto l'Italia. Quindi prendeva proprio i passaggi con gli aerei dell'aeronautica gratis, quindi viaggiava proprio con neanche perché non aveva una vita. Ogni tanto c'era qualche lavoretto, insomma, però era veramente meraviglioso. Sfruttando questa occasione dei viaggi venne in Italia e i suoi viaggi erano soprattutto per conoscere l'arte italiana, quindi la Cappella Sistina, i vari musei, se li girò tutti e scattò veramente un sacco di fotografie, anche filmati, quindi ci stanno anche non solo fotografie, tantissime bobine di filmati che sull'Italia dell'epoca. Finiti i quattro anni nell'aeronautica, si iscrisse alla scuola di fotogiornalismo e si laureò comunque in fotogiornalismo. Quindi intraprese subito questa professione, gli piaceva il campo del cinema, gli piaceva il campo della moda, gli piaceva il campo della musica e iniziò come freelance a seguire le prime dei film. Qual era la sua particolarità? È quello che soprattutto poi ha fatto scuola, è quello per cui poi si è distinto, il fatto che lui non si accontentava di avere il ritratto dei diciamo quelli che chiamano adesso i VIP,
il ritratto posato, no, lui voleva di più, quindi c'erano le transenne, no, lui scavalcava le transenne e li andava a fotografare in, scatti nelle posizioni, scatti privati, ma sempre, poi sempre rubati. Che tecnico usava? Che poi la maggior parte dei casi non avvicinava mai l'occhio nel mirino della fotocamera, proprio per, voleva soprattutto il contatto con gli occhi del personaggio. Questa infatti era la sua particolarità. E prima che il personaggio gli dicesse no, non farmi fotografia, lui già aveva scattato, quindi lui già aveva. E quello il risultato era la posa soprattutto naturale. Ed è quello che vediamo in queste fotografie. Sono tutte fotografie che non sono posate, sono forse il 99% sono tutti ritratti rubati, però nella loro naturalezza, era quello che lui cercava nelle persone che lui voleva ritrarre, proprio la naturalezza. Questo ha fatto grande all'epoca Rongalella, poi oltretutto era una persona molto molto ironica, le sue proprie fissazioni, proprio la sua fissazione era la Jackie Kennedy Onassis, lui l'ha seguita per tutta la vita, talmente tanto ossessionato, e talmente lui tanto ossessionato dalla presenza continua del fotografo, che gli fece causa e, come diceva il sindaco, cioè, fu costretto dal giudice a stare lontano, in 25 piedi, quindi diciamo intorno ai 15 metri più o meno, non solo da lei ma anche dall'abitazione, dei figli, per tutta la vita, e gli è andata anche bene. Foto ironica quella che poi, ecco perché la sua ironia, ma anche quello che poi lui era anche intelligente, perché lui sfruttava queste cose qua anche per farsi pubblicità, è chiaro. La foto con la rullina vicino a Jackie Onassis, quella fece il giro del mondo, ma non solo. Questo fatto qua venne anche molto molto criticato dai colleghi, perché lo ritenevano una persona invadente, una persona che veramente rompeva le scatole dappertutto. Aprì anche le successive leggi sulla privacy, proprio da queste cose qua. Un'altra ossessione era Marlon Brando, Marlon Brando non era uno che andava per cause, lui agiva diversamente, quindi un giorno gli diede un pugno, gli ruppe la mascella, poi Rongalello gli fece causa a $40,000, quindi, però si fece la pubblicità, la fotografia, lui con il casco per ripararsi dei successivi incontri con Marlon Brando, gli portarono veramente tantissima pubblicità. Era quel fotografo preferito di Andy Warhol. Andy Warhol lo aveva capito, infatti Andy Warhol diceva che proprio la fotografia vera era proprio quella di ritrarre il personaggio famoso nella circostanza dove non c'era niente di famoso, quindi la cosa più naturale possibile. Questa fu la grandezza di Rongalella. Questa mostra siamo veramente molto 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 onorati e fortunati di averla, perché veramente è una cosa eccezionale. Forse non ce ne rendiamo conto, però non sono forse gli scatti migliori, anche perché questa è soprattutto ingenerata sull'Italia e sugli americani, però è veramente una cosa eccezionale. Anche se comunque secondo me la foto più bella in assoluto di Rongalella, e poi anche quella che a lui piaceva particolarmente, questa qua di Jackie Onassis, che lui considerava la sua Mona Lisa addirittura. Quindi questo è quello che lui proprio da questa fotografia secondo me si ritrae su tutta la sua grandezza, la sua naturalezza, la sua espressione, non è niente di posato, questo è Jackie Onassis. Se fosse stata posata non sarebbe stato lì. Quindi secondo me questa è la fotografia più bella in assoluto, è anche quella che lui amava soprattutto di più. Siamo veramente onorati di avere questa mostra e ringraziamo soprattutto l'architetto Spiro che si è impegnato. Spero che sia l'inizio di tante, tante cose buone che effettivamente si possono fare qua. Quindi soprattutto il discorso filantropico più che altro. Vi ringrazio. Allora, vi volevo ricordare che la mostra sarà aperta dal 14 dicembre al 9 gennaio, tutti i giorni dalle 18 alle 20, qualche giorno forse anche di mattina, però gli orari insomma cercheremo di aggiornarli in base alle varie disponibilità. Di sicuro sarà aperta sempre dalle 18 alle 20 di sera. Nel periodo natalizio con l'architetto cercheremo di
omaggiare anche i turisti che verranno a riunire nel periodo natalizio. Vuoi dire qualcosa, architetto? Vuoi fare un saluto? Niente, possiamo... No, io volevo solo dire... Ecco. No, volevo solo ringraziare tutti quelli che hanno contribuito a vario titolo. Dal caricare, un giorno eravamo... Anzi, voglio partire dal principio, come è nata l'idea di questa mostra. E quando due amici si trovano al bar e parlano della propria città e vorrebbero che la propria città diventasse l'icona del mondo. E stuzzicandoci con Lorenzo abbiamo pensato che questa poteva essere una di quelle icone che Rio Nero, diciamo, ospitandola poteva riacquistare quella presenza nel territorio importante. E quindi da tutto ciò è nata l'idea di fare la mostra di Roncarella. Dopo tre giorni, lui era testimone, Mauro era testimone, quindi erano tre amici al bar. Dopo tre giorni il sindaco immediatamente, non appena sentito tutto, diciamo, questo, si è prodigato a preparare la documentazione per fare la richiesta. Il presidente del consiglio regionale altrettanto immediatamente ci ha autorizzato, quindi ci ha dato, diciamo, i diritti e tutto quanto. Il giorno successivo siamo andati a caricare le foto materialmente con un furgone, con la mia macchina, perché poi non entrava il furgone sotto gli scandinavi della regione, quindi abbiamo fatto un trasloco a mano, e mentre eravamo lì passava il presidente dicendo: ma che fa, trafugate i quadri di Roncarella. E poi abbiamo, e quindi in seguito di questo abbiamo portato i quadri, tante persone ci hanno dato una mano, questa è la cosa che più ritengo la cosa più bella, tutti quanti si sono prodigati, da amici, Michele Bolognino, diciamo, Nino Lioi, Antonio Bochicchio, anche gente che per esempio ci ha portato le luci non erano idonee e ci hanno dato le luci, e la sera abbiamo passato i cavi in mezzo per non far vedere, perché veramente ci abbiamo tenuto tantissimo anche a come veniva posato ogni quadro. 10 minuti fa ci siamo accorti che c'era un po' di polvere e con Giovanni abbiamo preso, se si sente un odore di alcol, abbiamo fatto anche questo. Quindi questa è l'icona che volevamo rappresentare alla città di Rio Nero, e secondo me Rio Nero deve, diciamo, per questa iniziativa veramente dire grazie al Consiglio regionale che ci ha permesso di avere una mostra così importante, tant'è che voglio citare, forse Giovanni l'ha dimenticato, un regista romano l'ha chiamato dicendogli: come avete fatto per avere la mostra a Rio Nero? Quindi veramente fate una grande pubblicità, non per me ma per Rio Nero. Grazie. Vogliamo immersi in questo spazietto, nella storia del cinema, della musica, della moda, e anche nella storia dell'evoluzione poi della fotografia. Quindi grazie all'architetto Schirò. Passerei velocemente subito la parola al presidente del consiglio regionale Francesco Mondica. Se qualcuno ci ha impiegato il tempo di un caffè, qualcuno in tre giorni ha autorizzato una mostra, quando mi è stato proposto in qualità di presidente del consiglio regionale di Basilicata di dare l'autorizzazione per fare una mostra, ci ho impiegato 3 secondi. 3 secondi perché? Perché nel momento in cui e mentre gli uffici mi proponevano di dare l'autorizzazione a fare questa mostra, esponendo i quadri e le foto, soprattutto le foto di Roncarella, ha fatto scattare in me, ed è questo il merito che i tre amici al bar hanno innescato con mettendo in moto e accendendo una scintilla, un'idea che va al di là di quella che è la mostra che avete inaugurato qui. Avete un altro grande merito, il merito di aiutare una regione che vuole intanto condividere con la comunità
tutto ciò che è di patrimonio della regione. Per cui quando dice e non voglio ringraziamenti come consiglio regionale, perché i beni della comunità sono quelli che sono di proprietà della regione. La regione siamo noi, siamo tutti quanti noi. Per cui non è proprietà della regione questo patrimonio. Questo è un patrimonio della comunità di Basilicata. Intanto buonasera a tutti quanti, non ho nemmeno salutato, contento di essere in questo bel posto che non conoscevo ed era grave, perché in qualità di cittadino del Vulture in questo caso, sono di Venosa, non conoscere una struttura che ha una storia come questa è una cosa grave. E ancora di più mi fa meditare questa cosa. Io che giro tanto, che non mi fermo mai, che giro sistematicamente e continuamente per i nostri territori, per i nostri piccoli comuni, questi gioielli inestimabili che abbiamo sul territorio, non conoscevo questa bellissima struttura. Ho cercato di recuperare immediatamente stasera, nel frattempo che ci siamo accomodati qui e girare, per farmi raccontare che cos'era, la storia, come veniva e perché è stata fatta in questa maniera, perché è stata recuperata in questa maniera. Devo dire grazie a chi mi ha fatto da cicerone, che mi ha fatto recuperare una mancanza, quella di non conoscere un bene culturale in questo territorio. Noi ne abbiamo una marea. E due questioni. Uno, perché avete un grande merito come comune di Rio Nero e a chi vi è venuto, questi tre amici al bar che vi davano un caffè e hanno deciso di fare questa cosa? Perché abbiamo deciso di aprire una stagione nelle quali tutto ciò che la Regione Basilicata ha e può mettere in campo nel mondo della cultura, nel mondo dello spettacolo, nel mondo di tutto ciò che può essere fatto, deve essere messa a disposizione dei comuni. E ancora di più avete, e meritate i miei complimenti, perché io che faccio politica da un pochettino, da poco, insomma, saranno 24-25 anni, mi sono sempre chiesto come valorizzare ciò che avevamo sul territorio. Io non so se i resti del convento che sono a Monticchio sono di proprietà del comune di Rio Nero, c'è la Balzina, comune di Atella e il comune di Atella. Fate confusione su questo Monticchio, insomma, troppe competenze, troppi comuni, insomma, è una cosa un pochettino complicata. Però quando abbiamo deciso, io ero consigliere provinciale e avevo un contatto diretto insieme con l'assessore alla cultura, che era espressione del mio partito, decidemmo di portare il teatro valorizzando i beni culturali. Portammo il teatro nei ruderi del Sant'Ippolito, sì, nella bazia di Sant'Ippolito, decidemmo di portare il teatro nell'incompiuta di Venosa, decidemmo di portare il teatro negli scavi di Vaglio in Basilicata, decidemmo di portare il teatro nell'anfiteatro di Grumento, cercando di far capire che avevamo un patrimonio inestimabile, che era quello dei beni culturali, e che molte volte non riuscivamo a mettere in sinergia o a metterli in moto affinché potessero diventare anche questi un piccolo volano economico, un grande patrimonio da far conoscere, ma che potesse mettere attraverso la valorizzazione dei beni culturali, quindi della cultura, in moto l'economia. Questo è uno dei pensieri fissi che da quando mi hanno voluto designare al Presidente del Consiglio regionale ho cercato di imprimere. Io devo ringraziare anche gli uffici, perché quando si mette su una mostra e si costruisce anche una bella brochure come questa, devo dire che Lorenzo, Gigi, Scaglione, che è il dirigente dell'ufficio, hanno fatto un buon lavoro,
un buon lavoro e hanno reso un servizio anche come prototipo da utilizzare successivamente a chi questa mostra la vorrà far circuitare sui propri comuni, valorizzando nel contempo i beni culturali di Napoli. E quando ho visto questa struttura, non solo un pochettino trasformata, perché avrebbe avuto un pochettino di fascino in più se la sovrintendenza non avesse voluto ritornare a una rappresentazione di questa struttura come struttura benedettina, ma è anche un pochettino più affascinante quando lo si dice come carcere, del perché, chi c'era, perché venivano messi qua. E qui devo dire che, oltre a questo, ce ne sono anche altri esempi, che il GAL, avendo voluto sponsorizzare, pagare le spese per poter recuperare questa struttura, ha fatto una buona cosa. Ha fatto una cosa per la quale i GAL, che sono tanto bistrattati, che non hanno messo in moto e non hanno funzionato per la questione della occupazione lavorativa, lì un pochettino qualche neo c'è, però devo dire che spendendo, anche qualcuno ci dice sperperando, ma noi diciamo investendo, abbiamo recuperato qualcosa che ci può tornare utile. Ci può tornare utile perché? Perché di grande attualità in questo momento la questione della rete della valorizzazione dei beni culturali. Lo è attraverso due elementi, anzi tre. Uno è l'accordo che il MIBACT ha fatto insieme con la Regione Basilicata, investendo anche diversi milioni di euro per poter valorizzare le aree museali. Quindi abbiamo le aree museali, quelle sedi dei musei riconosciuti nazionali, con una serie di interventi su quelle aree. L'idea intuitiva dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale è quello di aver voluto mettere congiuntamente a questa azione insieme un'altra azione, quella che noi chiamiamo scaviamo il futuro, ma sostanzialmente è quello della valorizzazione di altri beni minori che in questa regione ci sono. E lo abbiamo fatto attraverso il terzo elemento, che vi invito, sia Andrea che ha lanciato per prima, ma anche lo stesso sindaco, quindi l'amministrazione, a cogliere quelli che sono gli strumenti con i quali chiedete aiuto. In un momento difficile come quello che stiamo attraversando, in questi giorni stiamo lavorando per poter chiudere una serie di questioni di bilancio dovuti alla mancata parifica da parte della Corte dei Conti, una cosa scritta e descritta come scandalosa, una cosa che invece non è scandalosa, perché non deve pensare alla Corte dei Conti che noi non sappiamo fare i conti. Noi i conti li sappiamo fare, eravamo la regione che si portava dietro problemi atavici. Quando veniva detto che noi non potevamo portare come residui attivi gli introiti della vendita del patrimonio dell'ex ESAB, beh, quello lo stavamo facendo dal 2002, non nel 2015. E quando addirittura anche residui attivi venivano portati come quelli della ex legge 64 del 1986, venivano portati addirittura dall'anno 1988-89. La Regione Basilicata, e ve lo dice chi oramai sta facendo vecchio là dentro, dopo 18-19 anni ha vissuto, è un pochettino conoscitore di quelli che sono stati i passaggi e anche le varie vicissitudini, aveva iniziato dall'avvento del 118, che è la nuova norma della contabilità di Stato, a fare che cosa? A diminuire i residui attivi che si portava e quindi volevamo abbattere. Ma siamo stati più volte in questi anni, dal 2011, presi anche da fatti sociali, emergenze sociali. Ma voi immaginate,
e approfitto, andando un pochettino fuori dal tema della mostra, mi permetterete, nel momento in cui ho l'occasione di parlare anche con un pochettino di gente della comunità, di spiegare anche che cosa sta succedendo. Voi immaginate in quale altra regione ci si occupa dei lavoratori in mobilità in deroga? Che cosa significa? Che quelli che smettono di prendere un sussidio da parte dello Stato per decorrenza del tempo previsto per poter fruire di quell'agevolazione ammortizzatore sociale, noi ce li siamo caricati con costi interamente a carico della regione. O immaginate un pochettino quando le comunità ci chiedevano di prolungare i famosi lavoratori socialmente utili per i quali i comuni fruivano. Mi auguro che li abbiano impiegati nella maniera giusta, ma chi pagava era la regione. O quando abbiamo dovuto affrontare anche tante piccole sfaccettature, che sono quelle dell'emergenza dei braccianti forestali, quella dell'emergenza dei lavoratori delle vie blu, e poi c'erano le vie verdi, e poi c'erano le vie gialle, e poi c'era tutto il mondo che veniva caricato sulle spalle di mamma regione. Coprendo e facendo anche ammenda, rimasto scandaloso per alcuni il fatto del salvataggio del comune di Potenza, ma non è l'unico comune stato aiutato dalla regione nelle difficoltà economiche che sono venute fuori, o da una cattiva gestione, come la volete vedere, la vedete, oppure dei famosi tagli sistematici che lo Stato ha avuto nei confronti dei comuni. Allora, se effettivamente il grido d'aiuto che viene da Andrea e ripetuto dal sindaco dovesse cogliere quello che all'interno di una norma regionale che abbiamo messo in piedi, che è la legge sulla valorizzazione del patrimonio culturale, e su quei gangli che il comune e le associazioni devono proporsi per poter accedere a finanziamenti affinché non possiate subire la mancanza di economia per far funzionare un posto bello come questo. E detto questo, avere questo patrimonio di Rongalella, che grazie a una sollecitazione da parte del Consiglio regionale ha donato questo grande patrimonio, devo dire che noi siamo contenti, io sono contento di inaugurare questa mostra del fotografo, dove i tratti sono stati descritti da parte di Giovanni Marino, ma l'altro tratto è l'orgoglio che noi stiamo cercando di portare avanti come Regione Basilicata attraverso un'altra struttura, che è quella della Commissione dei Lucani nel Mondo. La Commissione dei Lucani nel Mondo che sta cercando di valorizzare, di mantenere intanto il rapporto con tutti quelli che sono e si sentono ancora lucani, pur vivendo da alcune generazioni fuori dai nostri confini regionali. Lo vediamo sistematicamente, abbiamo una miriade di associazioni disseminate nel mondo intero. Abbiamo comunità lucane in tutta l'America, a partire dal Canada ad andare a finire alla Terra dei Fuochi, nella parte più a sud dell'Argentina, quasi vicino al Polo Sud. E le abbiamo in lungo e in largo, perché tocchiamo stati come l'Argentina, l'Uruguay, il Paraguay, il Cile, la Colombia, il Perù, le abbiamo a Panama, le abbiamo in Ecuador. Abbiamo queste associazioni dei lucani che ancora continuano a mantenere questo rapporto. E proprio per effetto di questo nasce, su un'idea geniale, il Museo dell'Emigrazione, che è qui a qualche chilometro di distanza da voi, messa all'interno di una struttura, di un bene, che è quello del Castello di Lago Pesole. E lo facciamo per quale motivo? Uno,
perché così facendo diamo onore. Noi sabato premieremo 8 lucani insigni, nei quali una commissione su un concorso nel quale chiunque può proporre un lucano che si è distinto nel campo della cultura, dell'arte, del sociale, della ricerca, e abbia portato il nome della Basilicata in alto, fuori dai confini della regione Basilicata, una commissione ha ritenuto di dover dare a 8 persone 5 premi e 3 riconoscimenti che daremo sabato nel castello di Lago Pesole, perché si sono distinti per portare in alto il nome di una terra che fino a qualche anno fa, sindaco, se qualcuno avesse detto sono della Basilicata, anche in Italia stessa magari avrebbero detto scusate, dove sta? E dovevamo spiegargli che la Basilicata stava fra Napoli e Bari, al centro. Se lo diciamo adesso siamo della Basilicata, tutti quanti sanno dove stiamo, e se questo è, lo dobbiamo al grande patrimonio culturale, uno per tutti. Il fatto dell'indicazione di Matera, capitale della cultura 2019, ci sta facendo fare il giro del mondo. Perché abbiamo incominciato a promozionare anche i nostri nomi, abbiamo incominciato a portare sui territori fuori dalla nostra terra i grandi uomini di cultura che su questa terra hanno vissuto. Partendo da Orazio, ma finendo a Scodellari, finendo anche sfruttando qualcuno che non era lucano, ma che qui ha vissuto, la figura di Carlo torinese, perché magari era conosciuto, o addirittura l'accostamento fra Sinisgalli e Olivetti, attraverso mostre o gli scritti che abbiamo presentato qualche giorno fa alla Mostra del Libro a Roma. Allora, che cosa manca a questa regione che inviterei, e forse questo è uno dei temi sui quali ci dobbiamo incentrare? Se i musei nazionali viaggiano per conto proprio e hanno un rapporto diretto MIBACT, regione, sovrintendenza nell'ambito della loro gestione e valorizzazione, noi dobbiamo associare, sfruttando anche quel filone, con la rete dei musei minori. Perché un museo del genere che un presidente del consiglio non conosceva significa che mi porta a dover pensare che oltre questo ce ne sono ancora altri da dover inserire in una rete di conoscenza che possa servire ai fini turistici, valorizzando le città che, e anche dando riconoscimento ai comuni che ospitano e hanno investito su questi temi, affinché possiamo dare un aiuto. L'aiuto logicamente proviene rispetto al fatto che, come, prendendo esempio da Ron Galella, che veniva dichiarato paparazzo sì, ma paparazzo straordinario, forse quello più famoso, perché il suo carattere o i suoi litigi arrivano a Sean Penn, anche con i litigi. E se effettivamente un lucano ha voluto ricordare il padre, perché gli abbiamo toccato le corde, essendo lui nato in America, vissuto in America, fatto fortuna in America, e gli abbiamo ritoccato le corde, e ci regala una serie di scatti che stasera noi guardiamo qui e che possono essere utilizzati, questo ancora di più mi fa pensare che il lucano, stamattina è stato definito attraverso la descrizione del premio che utilizzeremo, scorza tosta. Gli ho detto a quelli là, scusate, lo venite a dire a me che mi chiamo Mollica. E se noi dovessimo cogliere anche spunti, partendo da sempre quel famoso albar da dove nasce tutto questo, i momenti che sono identici e dovessimo mutuarli, perché? Perché le fotografie di Ron Galella è fatta anche in un mondo di finzione,
il mondo dello spettacolo, che molte volte è finzione. E se gli ricorda la dolce vita americana, nel momento blu, anche da noi viene il boom economico intorno agli anni 60, 70, con la dolce vita di Via Veneto. E molte delle fotografie che sono scattate ricordano esattamente quel periodo. E quindi ricordano il boom economico. Quello che noi ci auguriamo possa nascere attraverso filoni come la cultura, che possa veramente funzionare in un momento in cui stiamo risalendo da una crisi economica che non è quella del 1929, nel quale il papà ebanista, detto in gergo, ma quando stava qui faceva il falegname, è dovuto emigrare, assorbendo anche quel momento critico economico, così come abbiamo fatto tutti quanti noi. Non a caso l'ultima crisi economica è stata definita quasi pari a quella del 1929. Quindi il livello e lo spunto culturale che potrete anche utilizzare, che io credo possa essere utilizzato, è esattamente anche questo: la questione dell'emigrazione, per valorizzare. Tant'è che le fotografie che sono state date, se non sono di italiani, sono di italo-americani, di gente che porta il cognome italiano e che ha origini italiane. E se lo fa un lucano in un contesto un pochettino più generale, noi dovremmo utilizzare questa mostra come esempio. Mi fa piacere che qualcuno abbia sentito già, nonostante la mostra non fosse ancora inaugurata, siano arrivati gli echi da qualche parte, da qualche uomo, il quale dice: come avete fatto? Gli potrete anche dire, che rivolgendosi alla regione Basilicata, si possono costruire percorsi e anche azioni culturali. Noi cerchiamo quello, la inseriremo in un contesto nel quale cercheremo di valorizzare la nostra terra, i nostri uomini e quindi anche gli spunti che vengono da un caffè, da uomini di questa terra, significa che hanno, prendendo un caffè, scherzando, lavorato per questa terra. Noi questo è l'impegno che vorremmo pigliare, io mi auguro di poterlo anche portare a termine nella maniera più migliore possibile fino a quando farò il Presidente del Consiglio, e non vi nascondo, anzi, un pizzico di campanilismo puro, sano, che è quello di essere contento di essere qui nel Vulture, come uomo del Vulture. Diceva pure, non l'ho voluto scoprire, mi dicono che Muro Lucano abbia qualche cosa di particolare. Muro Lucano ha, forse nell'aria, nell'acqua, nel terreno, un seme che porta la passione per la fotografia. E mi dicono pure che dovrò premiare stasera una persona che rappresenta però una storia che dura dal 1910, quindi sono ben 106 anni, che non solo è in linea retta, ma anche ramificata alla passione, e ne ha fatto una motivazione di vita sulla fotografia. Dovremo premiare una famiglia per intero, sarà ricevuto credo stasera un riconoscimento alla carriera, a questa passione per la fotografia, l'ultimo di quelli che si sono dedicati a questa attività. Ed è un'attività che non hanno solo svolto venendo da Muro Lucano, operando qui in Rio Nero, ma che addirittura questa famiglia abbia un pochettino portato questa passione nel mondo, nell'America Latina e in tutti i posti più disparati dove sono potuti andare a fare questa attività. Mi hanno detto che insieme con il sindaco, insieme con Giovanni, dovremo dare questa targa
di riconoscimento alla famiglia Travaglio. Stringi un po' fuori, ok. Complimenti per questa passione. Presidente, la vogliamo leggere. Allora la leggo io, posso sindaco? Prego. Grazie sindaco. Alla famiglia Travaglio l'amministrazione comunale esprime viva gratitudine per gli oltre 100 anni di attività svolta con professionalità nell'iconografia fotografica, documentandone nel tempo la vita sociale, culturale e paesaggistica. Grazie. Francesco Mollica, presidente del Consiglio regionale. Un giudizio su questo museo e su questa mostra. Per me questo museo è una scoperta. Nonostante io sia del Vulture, devo ammettere di non sapere dell'esistenza di questo museo. Sono rimasto meravigliato stasera, entusiasmato anche per alcuni versi, come molte volte anche i finanziamenti dati attraverso la regione EGAL abbiano potuto funzionare mettendo in rilievo e mostrando lo splendore di una struttura che è servita anticamente per più usi, ultimo in ordine d'arrivo quello di un carcere, quindi in un carcere che era quello del carcere mandamentale. È stato costruito questo museo del brigantaggio e stasera inauguriamo in un luogo culturale, valorizzando un bene culturale, parlando di cultura, seppur fotografica, attraverso gli scatti di Ron Gavella, questa mostra che il Comune di Rionero ha voluto mettere in campo, chiedendo alla Regione Basilicata di poter prestare i quadri, le fotografie che Ron Gavella ha regalato alla Regione Basilicata, ha funzionato nella misura in cui abbiamo fatto cultura in un luogo culturale. Posti come questi, poco valorizzati, entrano nella rete minore dei musei. Io mi auguro che attraverso una operazione che la Consiglio regionale sta mettendo in campo, anche questa rete dei musei possa funzionare. E possa funzionare in un territorio come quello del Vulture, dove il patrimonio è inestimabile. Se dovessimo partire da quello che la Commissione dei Vulcani del Mondo ha fatto attraverso il Museo dell'Emigrazione nel castello di Lago Pesole, in un percorso ideale attraverso il comune di Rionero, ma anche toccando gli altri comuni come quello di Melfi, come quello di Venosa, dove il patrimonio culturale è immenso, si può creare in questa maniera economia. Bisogna solamente che chi è operatore del settore possa sfruttare i gangli che la regione mette in campo. Noi non possiamo più dare fondi così agli OSA o fondi solo su richieste. Bisogna partecipare a dei bandi, sono inseriti nella legge sulla valorizzazione del patrimonio culturale che la regione Basilicata ha approvato, e attraverso quei piani bisogna accedere ai finanziamenti per far funzionare questa rete che può creare economia sull'intero territorio del mondo. Giovanni Marino, fotogiornalista. Il valore della mostra di Ron Gavella al Museo del Brigantaggio. È veramente un onore, un piacere avere questa mostra di Ron Gavella al Quario Nero nel Museo del Brigantaggio, perché ci proietta nella storia del cinema, della fotografia, della musica, della moda, dagli anni d'oro della quella che noi chiamiamo in Italia la dolce vita, che in America. È un onore perché Ron Gavella è considerato il più grande fotografo, diciamo, paparazzo della storia della fotografia. Lui stesso si amava definire paparazzo e oltretutto lo riportava anche sui suoi biglietti da visita. È stato veramente un grande, ed è ancora, probabilmente 86 anni, anche se non esercita più come prima per ottimo di età. Veramente una pietra miliare del genere,
da lui presero spunto tutti gli altri fotografi del settore. Ma il suo valore principale è stato proprio il fatto quello di aver catturato quello che lui chiamava le sue prede in maniera spontanea, in maniera molto 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 naturale. Quindi il 99% delle immagini non sono assolutamente posate, ma sono scatti veramente presi in maniera naturale e spontanea. Quindi anche un grazie anche all'amministrazione Tioniro, soprattutto all'architetto Schirò Antonio, per aver voluto in prima persona questa mostra e soprattutto averla curata nei minimi dettagli. E auspicio che sia l'inizio di un percorso che porti altri eventi, altre mostre di un certo spessore qui, perché effettivamente ne abbiamo bisogno a livello culturale. Quindi ben venga e invito tutti a visitarla, perché è proprio un catapultarsi in un'altra epoca e molto molto interessante. Grazie. Antonio Schirò, curatore della mostra su Rongalella. Il perché di questa mostra? Diciamo che questa è stata un'occasione particolare, perché volevamo far venire a Rionero un'icona della fotografia importante a livello internazionale. Ho una passione particolare per la fotografia e con questa mostra abbiamo cercato, diciamo, tutti insieme, anche con l'amministrazione, di far venire un personaggio importante a livello internazionale, per poter dare anche alla comunità la possibilità di visionare una grossa icona della fotografia che ha rappresentato la storia di un modello di fotografia fatta a personaggi famosi. Questo è, diciamo, grazie a un grosso contributo che la Regione, in particolar modo il Consiglio regionale, ha dato al Comune di Rionero, perché ha concesso i diritti fino al 9 di gennaio per poter avere la mostra qui a Rionero. Il valore della mostra è abbastanza alto e quindi su questo riteniamo di aver permesso, e ci auguriamo che le persone che verranno da domani in poi potranno acquisire e apprezzare la mostra che sarà a Rionero, disponibile in particolar modo dalle 6 alle 8 tutti i giorni, e è aperta anche la mattina in alcune giornate particolari. Episodio isolato oppure vi sarà un prosieguo? No, questo è l'inizio, perché diciamo, il nostro è un obiettivo da portare avanti e da valorizzare. Questo è il principio, diciamo che su questo abbiamo gettato le basi per diciamo, creare anche un modello nuovo, non fatto sempre solo con le sagre e così via, ma riteniamo che il livello culturale e da questo punto di vista, diciamo, la fotografia, ma così pure altre mostre, il museo adesso lo vogliamo rivitalizzare per poter dare una maggiore apertura alla popolazione, per poter far visionare effettivamente le potenzialità che ci possono essere.